amici di Faro TV, siamo al ristorante Dancing Montecucco. Qui la musica da ballo, il liscio, sono sempre stati grandi protagonisti da oltre 70 anni e noi siamo qui per festeggiare, oltre ai 70 anni del ristorante, anche un anniversario, un compleanno particolare per una delle band più amate e conosciute al mondo di liscio, ovvero sia l'orchestra spettacolo Casadei, che festeggia i 90 anni di attività. Qui al ristorante Dancing Montecucco si respira un po' il clima, l'atmosfera delle balere di un tempo dove c'era un clima popolare di grande festa e di grande divertimento. Questa è una serata all'impronta di tutto questo, noi siamo qui per documentarlo, ci saranno tante sorprese nel corso della serata, ma naturalmente non può mancare l'accoglienza della famiglia Roberti, il buon cibo del ristorante Montecucco e poi naturalmente la musica dell'orchestra Casadei, 90 anni di storia di musica del liscio e poi naturalmente tutti i protagonisti che come sempre sono i primari di questa importante, importantissima per il nostro territorio realtà, perché la famiglia Roberti e il suo ristorante sono una pietra miliare del buon cibo, dell'accoglienza e della ristorazione e noi come sempre non possiamo mancare a questi appuntamenti. Volevo sentire le mani. Io sono fortunatissimo perché venivo mezzo secolo fa e vengo stasera e trovo ancora, ma lo dico col cuore, la più bella orchestra d'Italia. Non c'è niente da fare, ragazzi, loro suonano sul serio, le canzoni hanno le parole giuste, hanno di casa, famiglia, tradizioni, non c'è niente da fare. Noi siamo così e sono felice che voi ci seguiate. Grazie. Allora, Mirko Casadei, questo è un po' una vostra seconda casa, diciamo, per la tua famiglia. Sì, no? Qui ci troviamo veramente a casa. Quando chiamano gli amici della famiglia Roberti, noi veniamo sempre. Addirittura stasera è venuto anche Raul, che come sai ha lasciato i palcoscenici già da tanti anni, ma quando chiamano loro c'è come un'unione, capito? Che anche perché loro hanno sempre fatto Casadei dagli anni 70, pensa che facevano degli appuntamenti fissi, tutti i primi dell'anno c'era Casadei per 30 anni, quindi insomma ormai siamo amici, poi la famiglia Roberti è una famiglia fantastica, dove i valori della famiglia vengono messi al primo posto e noi Casadei siamo così, quindi insomma ci troviamo bene e poi si mangia alla grande. Quindi insomma, oltre che per suonare, venite anche perché si mangia bene. Alla grande, devo dire di sì, tagliatelle fantastici, fantastiche, non diciamo la carne, gli insaccati, poi dopo ci tocca andare piano, sennò la pancia... Ma poi vi tocca anche suonare. Esatto, noi dobbiamo suonare e portare la nostra musica, il nostro liscio, certo. Che sai che quest'anno l'Orchestra Casadei compie 90 anni di storia. Compleanno fantastico. Compleanno incredibile e noi cominciamo, diciamo così, e partiamo con i festeggiamenti proprio qui dal Dancing Montecucco, dove la tradizione è talmente forte che non potevamo fare a meno. Diversamente. Col sapore della Romagna. Il suo ballar con me, bella figliola. Senti, allora, visto che l'hai citata, la tradizione della tua famiglia, è una domanda mi sorge spontanea, come si dice. Tu ti porti sulle spalle queste spalle la tradizione della musica di tuo nonno, della musica del liscio italiano, insomma voi incarnate, no? La tradizione. Per trovare la tua strada, come hai fatto? Tu hai dovuto anche un po', penso, cercare la tua... È normale, no? Anche perché devi sapere che il liscio dei Casadei è talmente longevo, 90 anni, perché si è sempre rinnovato. Certo. Questo lo faceva anche il mio prozio, secondo Casadei, quando inseriva nel liscio gli assoli del clarinetto jazz, il clarinetto in si bemolle. Lui con il suo clarinetto in do, che invece è uno strumento romagnolo, inseriva nelle polche romagnole un po' il modo di fare del jazz e questa era un'innovazione allora, è stato un po' il segreto del suo successo. Poi è arrivato mio papà Raul negli anni 70
con la grande innovazione, quindi portando la musica pop, le canzoni a ritmo di valzer, e quindi Ciao Mare, Simpatia, La Mazurka di Periferia, in quegli anni Festival Bar, Disco per l'Estate, Vota la Voce, Canta Giro, Festival di Sanremo, grandi grandi successi. E io la stessa cosa, ho cercato di inserire le musiche di tutto il mondo in questo liscio che viene invece dalla Romagna, perché il nostro liscio poi romagnolo in realtà è il ballo italiano che è amato in tutta Italia. E quindi devo dire che ho avuto tante soddisfazioni, la battaglia è sempre dura perché bisogna, ci sono, essendo una musica così longeva, è anche molto trasversale, abbiamo i tradizionalisti, è un po' come in politica, no? Esatto, però devo dire che ci stiamo togliendo molte soddisfazioni, stiamo proiettando il liscio a livello anche internazionale. Io in questi anni ho girato il mondo, Brasile, Argentina, Canada, Australia, Cuba, siamo stati in Russia e in più abbiamo fatto dei duetti facendo suonare il nostro liscio Romagna Mia, Ciao Mare, questi per la Mazurka di Periferia, a gruppi come Gloria Gaynor, Goran Bregovic, ma anche gruppi italiani come i Ridillo, i Nomadi, insomma un po' tutti, Baglioni, cioè abbiamo incrociato questo liscio con l'eccellenza della musica italiana internazionale. Questo è un modo proprio per portare ancora avanti nel futuro le nostre tradizioni. Devo dire che in questo momento si respira anche un orgoglio di musica tradizionale, quindi le nuove generazioni si stanno avvicinando a questa musica e io devo dire che ne sono veramente felice. Senti, quando vai all'estero naturalmente gli italiani respirano un'aria di casa, quindi insomma subentra un aspetto emozionale, però anche gli stranieri stessi amano questa tipologia di musica, l'apprezzano, sì, per la sonorità. Guarda, no? Anche senza sapere le parole, perché poi la lingua non aiuta, perché l'italiano non è conosciuto proprio in tutto il mondo, però la musica, questa musica trasmette tanta allegria, tanta voglia di ballare, anche solamente gli strumenti che danno questi accenti molto forti, divertenti, le melodie italiane, romagnole, insomma è una musica che anche all'estero ha un grande successo. Devo dire che noi ad esempio in Russia siamo tornati 5-6 volte con un successo incredibile. Io mi chiedevo, ma come fanno questi a conoscere? E invece conoscevano già le canzoni, perché poi la canzone va al di là dei confini. Romagna Mia ad esempio è famosa quanto O Sole Mio, quanto o Arrivederci Roma, insomma, quindi è già un successo internazionale. Più dipinto di blu. Grandi. E più questa musica, questa band anche fatta di musica vera, dal vivo, di giovani musicisti, trasmette una grande energia, una grande allegria e tutti. Una volta abbiamo suonato a Parigi, ti racconto questo aneddoto, eravamo in un consolato italiano dove di solito suonano la musica di Giuseppe Verdi col violino, tutta roba, tutti con la cravatta. Dopo mezz'ora c'erano tutti che lanciavano le giacche per aria. Scompaginati tutti. Perché la nostra musica è così, è pura, è genuina, è coinvolgente, è un'allegria che non finisce mai. Senti, la tua giovane età ha aiutato ad avvicinare un po' anche la generazione tua a questa musica o insomma non hai faticato molto? No, devo dire che vabbè, chiaramente io addirittura ho cambiato anche tutti i musicisti, qualche tradizionalista si è un po' arrabbiato, però ho messo dei giovani perché i giovani devono parlare ai giovani e quindi ho dei musicisti validissimi di una qualità eccelsa, però io sono il più vecchio, sono tutti ragazzi giovani che trasmettono veramente tanto e portano un pubblico anche nuovo, perché poi c'è sempre voglia di progredire, quello che rimane sono le canzoni, sono gli ingredienti, gli strumenti della tradizione. Solisti dell'orchestra Casadei. Ricordate che con tutto il casino che c'è in giro nel mondo, la famiglia è la cosa più importante. E adesso fatemi un applauso a me, che ho detto questo, e ricordatevelo bene. Con qualche stella americana e fa la sfida con il destino, con gli spaghetti e il mandolino. Raul Casadei, tu e questo locale siete una cosa sola. È vero, io qui ci vengo da mezzo secolo, ho scoperto in cucina che ci sono le mie foto con la mia orchestra, Rita, ti ricordi Rita? Renzo il Rosso, il successo, la gente. Qui ci veniamo perché questa è la più bella famiglia d'Italia, la più grande famiglia d'Italia. E siccome il liscio e la mia musica non rappresentano solo il ballo, rappresentano i sentimenti della famiglia, qui sono veramente a casa mia.
Senti, il motore della gente, l'affetto, il calore, quanto ti hanno spinto a continuare a suonare, a portare avanti questa musica? Adesso non suoni più, però ti hanno portato il motore. Sì, no, il motore è l'umanità, io sono sociale. Io non sono nemmeno religioso, la mia religione è la società, la gente, il cuore della gente, i bambini. Io facevo anche il maestro elementare, i bambini che crescono. Quindi questo contatto diretto dal palco alla gente, che io poi sono stato il primo a parlare per microfono, perché io mi ricordo in passato, allora, 50 anni, vedevo Gino Paoli, andava sul palco, cantava La Gazza, poi andava via. Io arrivavo, allora amici, la storia del passatore, e ho creato un rapporto bellissimo. E la gente pensa, sono passati 50 anni, ma si ricordano tutti in Puglia, qua, in Sicilia, a Milano. Io esco a Milano, piglio un taxi, non mi fa pagare il taxi. A casa dei non lo faccio pagare il taxi. È una cosa meravigliosa. Tu hai sdoganato con questo tuo modo di fare un po' la musica, l'hai spolverata un po', gli hai tolto un po' di polvere, sì, quando sei iniziato tu a... Sì. No? L'ho rinfrescata, perché l'evoluzione ci vuole dappertutto, in politica, nel lavoro. Se uno non va avanti e rimane attaccato al passato, finisce come finisce tutto. Senti, 90 anni di storia, un nome Casadei conosciuto in tutto il mondo. Certo. Se ci fosse una colonia su Marte, sareste conosciuti anche su Marte. Certo, è bello, perché è una storia bella, perché è nato da un personaggio come mio zio secondo, un cuore grande così. Io ho imparato tutto da lui, poi ho aggiunto il nuovo, adesso è arrivato a me, che sono una storia molto bella, molto interessante. Io sono felice di averla vissuta. Ecco perché adesso sto tutto il giorno nell'orto, do da mangiare le galline e vado a pescare i cefali. È giusto, perché... che sia così. Ok. Va bene. Da Roberti. Ciao simpatici italiani. Tanti auguri a te. A chi? Tanti auguri a te. A me? Tanti auguri felici. Tanti auguri a te. Il pranzo con le particolarità della casa Roberti e la musica di Casadei, il taglio della torta per i 90 anni della musica Casadei, 70 anni del ristorante Montecucco e il paese dei Balocchi. La torta l'abbiamo tagliata, fra poco la mangeremo anche, però vogliamo sentire anche due parole degli amici dell'associazione Il Paese dei Balocchi, che sono qui questa sera con noi. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Marco ha avuto questa grande idea di organizzare questa serata. Michele, allora abbiamo visto la splendida torta che Roberti ha preparato per voi, oltre a quella che suggella un rapporto così stretto tra la musica di Casadei e questo locale. Esatto, hai detto proprio bene, Marco, stasera e tutta la famiglia Roberti, che ringrazio veramente tanto, perché con loro si sta creando veramente un bel rapporto che va al di là dei rapporti organizzativi, ma veramente un rapporto di amicizia, e abbiamo scoperto una grande famiglia, devo dire la verità, l'abbiamo scoperto noi, come me come presidente, ma anche tutta l'associazione del Paese dei Balocchi. Questa sera ha voluto con forza questa organizzazione, e veramente bisogna ringraziarlo, perché ha fatto qualcosa di eccezionale, ha portato in questo luogo col suo cibo che allevano, e in questa famiglia che organizza da tanto tempo il cibo e la musica, la grande orchestra di Casadei. Noi siamo qui come ospiti a dare il nome anche alla serata per questo rapporto di amicizia, quindi penso che non si può fare di più. Sì. Senti, però alla base di tutto questo non è soltanto un rapporto di amicizia, che sicuramente è la base, però ci sono dei valori che sono comuni tra voi, tra il Paese dei Balocchi e la loro realtà, perché sennò non si spiegherebbe come da subito siete partiti con la stessa lunghezza d'onda. Questo è vero, hai proprio toccato il tema. Noi, chi conosce il Paese dei Balocchi, sa che riusciamo, col tempo abbiamo voluto fare a tutti i livelli, diciamo organizzativi, dal punto di vista di educazione ai bambini, un certo tema, un certo feeling, un certo ambiente, eccetera, tutto.
tutto diciamo con un certo, una certa qualità, e questo poi quando abbiamo aggiunto il cibo anche in quello abbiamo cercato la qualità e abbiamo conosciuto veramente una famiglia che fa della qualità dell'allevamento, del tutto quello che fa lo fa veramente con una grande passione, e credo che questa è la parola giusta che ci ha, che ci mette insieme, passione. Noi facciamo una manifestazione con una grande passione, loro fanno il cibo tutto l'anno con una grande passione, e credo che se non ci fosse passione nelle cose le cose non sarebbero così profonde e belle. Bene, la passione accomuna il paese dei Balocchi, la sua festa che sta raggiungendo ogni anno livelli sempre più elevati, e la famiglia Roberti che quotidianamente fa della qualità il suo must. Mentre si balla alla casa te. Il re delle famiglie italiane. Io ho cercato di contarli quanti sono in questa famiglia. In un'ora non ci sono riuscito. Ne ho contati fino a 67. Quanti siete? 73, 74, 75. Ma perché tutti gli anni ci sono dei bambini in più, tutti gli anni bambini. È una cosa bellissima. Sono nati io... 4 da novembre a venire avanti. Allora Marco, un'altra serata riuscitissima, ormai non si contano, però questa era una serata speciale perché ci sono tanti ingredienti. C'è innanzitutto l'orchestra Casadei, il tuo ristorante, la buona cucina, 70 anni di storia e poi soprattutto anche gli amici del paese dei Balocchi. Quindi hai messo insieme quattro cose che per te sono importantissime. Sì, adesso il mio ristorante, il nostro. Il nostro, che noi siamo. Nostro. Noi siamo 10 fratelli e vabbè. Sì, e questa l'ho cercata di farla. Così per scherzo, invece ci è venuta una bella serata di quelle proprio quelle come si usa fare da noi, col modo che abbiamo noi, perché certo. Ci mettiamo tutto l'impegno che abbiamo, che sappiamo fare, come che abbiamo nel sangue proprio. Sì, ho chiamato l'orchestra Casadei perché è inutile dirlo, è il numero uno in assoluto e non c'è niente da fare. Ma qui non è solo l'orchestra che sono i numeri uno, qui c'è il paese dei Balocchi che l'abbiamo fatta insieme a loro con Brocchini e tutti i soci, l'associazione, che stasera qui sono tanti, anche loro che hanno partecipato insieme a noi. E poi certamente il ristorante, stiamo dando alla gente un prodotto che purtroppo è la qualità quella vera, la gente non è che lo diciamo noi, lo dice la gente che arriva. Sia nel ristorante e anche nei punti vendita, che stiamo lavorando bene. È dura perché qui viene tutto da zero, vi hanno detto tante volte, ma certo. Viene tutto da zero, arrivare fino alla fine, c'è un gran sudore, perché purtroppo è così, però queste cose qui danno anche soddisfazioni, perché certo. Stasera vedere il locale pieno, la gente è tutta contenta, ballano, si divertono, è una cosa bella, via. E poi insomma dovete sapere, cari amici, che Raul Casadei ormai ha appeso, come si dice, la chitarra al chiodo. C'è Mirko che sta suonando, sta intrattenendo la folla di là, però lui non si muove mai, cioè lui ormai è insomma zappa l'orticello. Per venire qui, insomma, vuol dire che il legame con la famiglia Roberti è forte. Loro sono nati qui, lui veniva qua che aveva 30 anni, adesso ne ha 80. 50 anni di storia. Lui ne aveva 30, io ne avevo 6. Vabbè. Però mi ricordo bene che quando arrivava l'orchestra Casadei, mi ricordo mia mamma, poveretta, che lei lavorava tutto l'anno, ma il giorno del primo dell'anno per lei era si metteva il vestito nuovo e stava lì in fondo, la prima cosa dava da mangiare all'orchestra, e l'orchestra era nascosta perché doveva stare nascosto, non è come adesso che mangiare l'orchestra, e poi lei stava lì tutta la notte fino al mattino. E l'orchestra Casadei quest'anno sono 45 anni che viene a suonare dal 1973. Qui quest'anno poi incontra anche un bel traguardo. E loro certo. Sono 90 anni dell'orchestra, dal fondatore secondo, e poi Raul, adesso Mirko. E noi qui, mio babbo, sono 70 anni, che c'è il locale, quest'anno è il 70° anno. Insomma, una commistione di cose che sicuramente rimarranno nella memoria loro e di tutti quanti. E allora,
Noi adesso lo abbiamo visto, ve l'abbiamo fatto vedere attraverso tante immagini qui, insomma è un posto bellissimo che si presta a tantissime cose, ma all'inizio il tuo papà lavorava in quello che è adesso l'ingresso del ristorante, cioè dal niente, avete creato, ha creato questa realtà dal niente. Sì, prima gli abbiamo chiesto proprio prima perché è venuto il dubbio, no? Le mie cognate, loro dicono, ma no, 70 anni qua, no. L'abbiamo chiesto lui, ha detto no, sono 70 anni precisi. Quando ho aperto l'osteria, lui chiama l'osteria. 70 anni che ho aperto l'osteria, era solo di là dove adesso c'è il bar. E davanti c'era il berrettino, poi gli alimentari, e noi dormivamo tutti a un mucchio dietro. È stata un'avventura di quelle che solo un uomo come lui può farlo, con 10 figli. Andava all'estero a fare le stagioni d'estate, a fare la stagione. Poi mi ricordo che una volta sono andato a Strasburgo, mi ha chiesto prima di andare via, vai a vedere nella piazza Kleber, si ricordava che aveva lavorato lì da muratore, che faceva la stagione estiva. Sì. Fantastico, che insomma voi direste, ma a 80 anni insomma uno, cioè, no, cioè lui è ancora lì, è vero Marco? No, adesso è lì che fa difficoltà un po' a camminare, però... ma ancora è lucido al più del 100%, giochiamo a carte e più le volte che vince lui che ancora è a posto di tutto, via. Abbiamo visto prima grande feeling proprio con Raul, si vogliono proprio bene insomma. Sì, scherzi, proprio non vuol neanche sentir dire che di casa dei. Sì, e io sono d'accordo con lui, certo, perché io sono proprio il promotore di fare queste serate qua, se quanto posso. La fai. Certo, hanno un costo, queste logico, cose qui però. Le devi fare col cuore e non devi pensare a quello che c'è dopo, perché c'è un costo, però la gente si può fare una volta o due all'anno, queste serate così per i clienti, quelli veri, che stasera abbiamo un pubblico proprio bellissimo. Noi abbiamo tutto il pubblico giusto, però stasera in particolare c'è della bella gente, la creme della creme. E c'è gente che veniva qui 40 anni fa, quelle prime volte quando c'era Calerei, è arrivata, appena arrivato Raul stasera, una signora di 85 anni è venuta subito a salutarlo, a fare un selfie perché si ricorda che 40 anni fa veniva qui a suonare ballare con loro il primo dell'anno. Ricordi su ricordi, senti, però voi andate sempre avanti, adesso avete delle altre scadenze, delle altre serate adesso, in programma. Venerdì, domenica 25 facciamo il galà del bollito come facciamo sempre, perché ormai è un successo quello lì sempre. E poi pian piano andiamo avanti, poi Pasqua e poi andiamo avanti il primo maggio, faremo la solita scampagnata e poi si inizia col ballo fuori, che poi lo vedranno anche quest'anno, faremo pubblicità anche su TV Fano. E quindi arriva tutte le serate per bene, e poi dopo sicuramente quest'estate grigliate in festa, il paese dei balocchi, le cose come dico io, quelle vere per davvero. Bene, allora amici, seguite il ristorante Dancing Montecuco, tanti appuntamenti da non perdere e naturalmente noi cercheremo di essere qui quando possiamo per farvi vedere l'atmosfera genuina di una volta che si respira qui. Io sono qui, sì. Come, il mondo è nato perché è sfera.